Benvenuti al nostro quarto appuntamento del ciclo di webinar Progettare il sito web di un comune, a cui vi siete iscritti numerosi. Abbiamo superato le 1000 iscrizioni, 1012, quindi do il tempo agli utenti di collegarsi a questo evento e intanto appunto vi do il benvenuto da parte di Forme SPA, di Agid e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con cui abbiamo organizzato questo ciclo di webinar dedicato appunto alla progettazione dei siti web del comune. Siamo arrivati al quarto ed ultimo appuntamento. Vi ricordo che ci siamo visti per 4 martedì di seguito consecutivi. E diciamo, abbiamo iniziato ad affrontare l'argomento sulla progettazione generale, informazioni di contesto sulle linee guida di riferimento per costruire il sito web di un comune, come si progettano i servizi digitali secondo l'approccio di Designers Italia. E abbiamo continuato proponendo il modello dei siti web dei comuni italiani e parlando anche dei temi dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. Abbiamo affrontato temi più specifici come l'architettura informativa, come devono essere organizzati i contenuti e l'interfaccia di un sito web, per arrivare, diciamo, all'argomento di oggi, che è quello di passare dalla progettazione allo sviluppo del sito web di un comune. Quindi verrà fornita una guida pratica al nuovo modello di riuso e in particolare abbiamo due esperti oggi, come vedete dal programma, che ci porteranno appunto ad approfondire questi argomenti, che sono Riccardo Iaconelli, che è un esperto di open source e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e a seguire ci parlerà delle risorse disponibili per sviluppare il sito web di un comune, Alessandro Sebastiani, che è un esperto di transizione tecnologica, di Internet of Things, eccetera, eccetera. Poi si racconterà meglio lui, sempre del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il programma, come sapete, ripropone un po' lo schema classico che ci siamo dati in questi appuntamenti e quindi c'è una prima presentazione di circa 40 minuti di Riccardo Iaconelli. È prevista una pausa per le domande che potete porre in chat a cui gli esperti risponderanno. Alle 15:30 c'è una pausa di 10 minuti, una pausa caffè. Riprendiamo alle 15:40 con il nostro secondo esperto Alessandro Sebastiani, che avrà una comunicazione di 35 minuti. Anche qui, nella parte finale, ci sarà uno spazio dedicato alle risposte alle vostre domande poste in chat. Vi ricordo che le domande, cercheremo di dare una risposta alle domande nell'ambito di questo webinar. Nel caso non sia possibile, vi rimandiamo appunto anche per un confronto tecnico, diciamo, al Designers e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Designers del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, per un confronto tecnico vi rimandano anche a una chat che è appunto dove si possono avere risposte e approfondimenti rispetto ai temi che verranno affrontati in questo webinar. Il link vi verrà messo sulla chat nel corso del nostro periodo di sincronizzazione. Quindi vi ricordo che ci sono registrazioni e slide dei nostri esperti che sono sempre sulla pagina di Eventi PA in cui vi siete registrati. Vi ricordo, essendo questo l'ultimo appuntamento, che per avere diritto all'attestato bisogna aver partecipato a 3 eventi dei 4 programmati per questo ciclo di webinar e l'attestato non lo scaricate da Eventi PA, ma vi arriverà direttamente al vostro indirizzo di posta elettronica, quello che avete segnalato nel momento in cui vi siete autenticati su Eventi PA. Io diciamo che chiuderei qui la comunicazione e proverei a passare
La parola subito a Riccardo Iaconelli chiedendogli di collegarsi con la webcam e il microfono. Ma Abbiamo fatto una prova prima di incontrarvi. buongiorno, Allora, ecco Riccardo, disabilitata. ecco, adesso ti sentiamo e ti vediamo, quindi buon webinar. Grazie. Allora, intanto grazie mille a tutti, benvenuti qui oggi con me. Cercherò di parlarvi un pochino del modello di riuso, in particolare del nuovo modello di riuso, ovvero il modello che è stato. Diciamo, nasce dall'ultima riforma importante del CAD, quella del 2017, e poi dalle successive linee guida, e cerco di declinarlo in particolar modo facendovi vedere dei casi d'uso pratici di questo modello e degli strumenti che potete poi utilizzare tutti i giorni. Non mi soffermo sul lato tecnico, si soffermerà poi il mio collega Alessandro. Allora, prima di cominciare, lancio subito un sondaggio, chiedo magari alla regia di aprire il sondaggio, perfetto, grazie. Perché parte essenziale di questo nuovo modello di riuso, pietra miliare, proprio colonna portante di questo strumento, è il cosiddetto catalogo del software di Developers Italia, di cui adesso andremo un pochettino a approfondire. Quindi vorrei intanto sapere quanti di voi lo conoscono e quanti non lo conoscono, chi l'ha usato, chi ci ha pubblicato, chi ha trovato soluzioni da utilizzare all'interno della propria amministrazione o anche del proprio ente privato, insomma, visto che è a disposizione di tutti, e così guardiamo, aspetto un pochino che rimane le risorse. Nel frattempo vi dico due parole su di me, giusto per introdurmi. Allora, io mi chiamo Riccardo Iaconelli, sono responsabile di progetto di Developers Italia e in generale lavoro al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Arrivo dalla precedente esperienza, quella di Diego Piacentini, alla struttura commissariale che era l'ex team per la trasformazione digitale, per intenderci. E nella mia vita professionale ho ricoperto lavori sia diciamo, all'inizio da sviluppatore, per poi andare verso più ruoli di manager o di gestione della strategia, non ultimo un lavoro come direttore della strategia open source alla Mozilla Foundation. Al dipartimento mi occupo di tutto ciò che riguarda il software, nel senso di strategie di procurement, il progetto Developers Italia, insomma, di cui vedrete qualcosina adesso. Allora, leggiamo intanto il sondaggio. Ci sono, ve lo vedo, eccolo qua, chiuso, non so se voi lo vedete, comunque ve lo racconto. Vedo che quasi una buona metà di voi conosce il catalogo del riuso, un 42% di voti. 10 persone l'hanno anche utilizzato, nel senso che hanno trovato delle risorse pubblicate e le hanno utilizzate, e c'è uno dei rispondenti che ha anche pubblicato del software a riuso. Quindi complimenti, perché è molto importante per tutto, diciamo, l'ecosistema, per tutta la holding stato, come ogni tanto diciamo. E mentre invece un 54% di voi, con il pari a 114 risposte, non lo conosce, e speriamo, diciamo, uno degli obiettivi di oggi è anche imparare a usarlo, imparare a vedere che cos'è. Allora, vi introduco, qui non è cambiata la slide, adesso è cambiata. Allora, vi introduco intanto gli obiettivi di oggi. Gli obiettivi di oggi, di questa mia lezione, sono innanzitutto comprendere quello che è il contesto normativo in cui si inserisce l'ecosistema del riuso e l'ecosistema in generale del software nella pubblica amministrazione. Dopodiché andremo ad approfondire quella che è una delle parti più importanti e spesso più ostiche di questo modello, che è la cosiddetta valutazione comparativa, e vi farò vedere uno strumento per la valutazione comparativa guidata. Fatto questa prima, diciamo, carrellata su quello che è la parte fondamentalmente di acquisizione, cioè se io voglio se ho bisogno di uno strumento, una soluzione software per il mio
per la mia amministrazione o in generale ho bisogno di acquisirla, quindi una prima parte su questa. Dopodiché vi farò vedere degli strumenti che sono già pronti, pratici per la gestione del software pubblico, che sono dei modelli di capitolato, e per me è importante come obiettivo il fatto che alla fine si possa imparare come questi diano modo di creare un ecosistema virtuoso e quindi come aiutano a creare un ecosistema virtuoso intorno al software e quali sono le responsabilità dei vari soggetti coinvolti, quindi ovviamente non solo le amministrazioni o non solo, usciamo dalla parola amministrazioni, questo webinar è diciamo, ovviamente pensato con la parte di amministrazioni bene presente, però è in generale per i titolari di una soluzione software, quindi possono essere anche enti privati, possono anche essere software house. Quindi questi qui sono gli obiettivi di oggi. Poi raccoglierò alla fine ci sarà uno spazio per le domande, quindi insomma, spero di approfondire, spero che questa cosa vi possa dare del valore. Allora, iniziamo col contesto normativo. Le disposizioni che normano il mondo del software, in generale la scelta delle soluzioni tecnologiche, rientrano in quello che è il codice dell'amministrazione digitale. Come vi citavo, nel 2017 furono riformati due articoli principali, uno che è l'articolo 68, che è la parte, diciamo, input, se vogliamo dirla in modo un po' tecnico, nel senso di ho bisogno di una soluzione, come faccio ad acquisirla e quali sono le caratteristiche fondamentali che devo trovare in una soluzione software per poterla adottare all'interno della mia amministrazione, e questo è l'articolo 68. In cui molto importante viene data una importanza, viene data una priorità a tutte le soluzioni che sono open source, sia già in uso ad altre amministrazioni che semplicemente open source di mercato. E poi l'articolo 69, che invece impone quello che viene detto in inglese il cosiddetto public money, public code, ovvero il fatto che tutto il software che viene sviluppato, anche se si tratta di personalizzazioni con soldi pubblici, deve essere rilasciato e deve essere a disposizione di tutti, non solo delle altre pubbliche amministrazioni, di tutti, utilizzando licenze aperte. Allora, l'ex team digitale, ora Dipartimento di Trasformazione Digitale, in collaborazione con Agide, poi Agide emanò, le linee guida su acquisizione e riuso di software iniziarono a essere in consultazione nel 2018 e poi furono pubblicate dopo le revisioni europee nel 2019. Che cosa sono? È un documento che ha valore di legge tanto quanto il codice dell'amministrazione digitale, ma è chiaramente una legge secondaria. Quindi va a esplicitare i principi dei due articoli del CAD, e vanno a definire meglio che cosa vuol dire, per esempio, licenza aperta, che cosa vuol dire rilasciare, dove si rilascia, come si rilascia, come si fa la comparazione, eccetera. Tra gli allegati a queste linee guida si trovano proprio quelli che sono i modelli di capitolato, che sono estremamente interessanti perché permettono a qualunque pubblica amministrazione che debba gestire del software, in questo momento sono tutte, di poter essere sicuri di aderire alla normativa. Diciamo, sono dei facilitatori, sono dei semplificatori. Siccome il tema del digitale spesso è un tema su cui ci sono, siamo qui a un webinar per parlare di competenze, siamo qui a un webinar per aumentarle, però questo vuol dire che non è sempre ovvio quando vuol dire rispettare, cosa vuol dire rispettare, ma la licenza, sono temi molto molto complessi. Allora sono stati fatti questi modelli di capitolato che, se utilizzati in fase di gara, in modo automatico garantiscono il rispetto della normativa vigente. Allora andiamo a vedere un pochettino più quella che è la customer journey, o meglio, il modello che viene proposto. È il modello che è per legge il flusso di lavoro che si fa quando si va a scegliere una soluzione software. Allora, è il CAD, quindi è legge primaria che norma questo tipo di flusso, e poi anche nelle linee guida si va a specificare un pochettino meglio i blocchi. Allora, la prima cosa che è sempre necessariamente importante fare, ovviamente, è quello di individuare le esigenze.
Cosa vuol dire? Vuol dire che mi sorge un'esigenza, ma ho bisogno di prendere queste, bisogna progettare quali sono le esigenze a cui si va incontro. Ci sono tutti i kit, avete visto nelle scorse lezioni di Designers Italia, che aiutano in questo, e bisogna farli diventare dei requisiti essenziali o dei requisiti opzionali di cui si ha bisogno nel software, perché una soluzione ovviamente non vive in un mondo a sé stante, ma serve per erogare un servizio, serve da integrare con un ERP, oppure con un CMS, oppure con tutta un'altra serie di software, oppure anche semplicemente all'interno di un processo, anche se fosse uno strumento puramente interno di lavoro. Quindi questi requisiti vanno presi e vanno dettagliati. Una volta che sono stati dettagliati, il CAD impone che la pubblica amministrazione cerchi all'interno delle cosiddette soluzioni già in uso, quindi le soluzioni che altre pubbliche amministrazioni hanno, e soluzioni già in uso, però non qualunque soluzione già in uso, ma prima di tutto le soluzioni aperte di titolarità delle pubbliche amministrazioni. Quindi, ad esempio, possono essere dei software che una certa pubblica amministrazione ha sviluppato, ha fatto sviluppare, e adesso ne è titolare, lo ha messo nel cosiddetto catalogo del riuso. Questa è la parte del catalogo di Developers Italia dedicata direttamente alla pubblicazione delle pubbliche amministrazioni, ed è stata messa lì per essere condivisa e per essere a disposizione di tutti. Quindi, prima bisogna guardare all'interno delle soluzioni già in uso. Dopodiché, se non si trova niente all'interno di queste soluzioni, si può guardare all'interno si può allargare la ricerca a tutte le soluzioni open source. Anche qui, all'interno del catalogo di Developers Italia, tutti infatti, non solo le pubbliche amministrazioni, se sei una pubblica amministrazione è un percorso che garantisce anche il fatto che arrivi da una certa fonte, altrimenti chiunque ha la facoltà, siccome è basato sul sistema distribuito, dopo lo guardiamo un pochettino meglio, chiunque ha la facoltà di inserire del software, che ovviamente sia pensato magari per un utilizzo pubblico, a patto che sia open source, e questo entra a far parte del catalogo di Developers Italia. Quindi, punto centrale in cui poter andare a vedere quali sono le possibilità che offre il mercato. Fatta questa, si fa una prima valutazione. Perché? Perché se all'interno di questa ricerca si trova ciò che si cerca, cioè si trova del software che anche magari con piccole modifiche, però diciamo tendenzialmente può essere utilizzate, il codice d'amministrazione digitale dice perfetto, basta così, poi ci si può fermare qua. In realtà è comunque necessaria una valutazione comparativa, eventualmente se sono state trovate più soluzioni che possono rispondere ai requisiti, per questioni non legate al codice dell'amministrazione digitale, ma al codice, alle direttive anticorruzione. Però io qui mi devo fermare. Se invece non ho trovato ciò a cui stavo cercando, allora questo è l'unico caso in cui il CAD mi permette di poter andare avanti e andare a cercare ad altri tipi di soluzioni che adesso vediamo. Però per fare questo io devo redigere un documento e depositarlo agli atti che mi accerti l'impossibilità e mi dia delle motivazioni adeguate sul fatto del perché tra tutti i software che sono in uso alla PA e le soluzioni software open source io non ho trovato niente. In questo caso, allora posso andare a questo step dopo, che però è sconsigliato, è quello di andare a progettare delle soluzioni nuove, magari anche unendo più enti che abbiano la stessa necessità, oppure software in licenza d'uso, quello che viene cosiddetto il software proprietario. E il motivo per cui queste soluzioni sono in secondo piano è perché non contribuiscono alla creazione di un patrimonio condiviso dal sistema paese anche a livello software. Quindi perché si tratta semplicemente di spesa corrente. Questo qui è un pochettino il processo che descrive l'articolo 68 e poi le linee guida che definiscono i macro blocchi. Per questo vi suggerisco anche, se volete approfondire, qui ho messo un po' di link su tutte le varie slide, ma in particolare alle linee guida. Attenzione, questo qui è un punto che spesso viene visto, perché questo metodo di procedere uno può pensare, beh, però mi sembra più o meno la valutazione anche nel privato, anche in altri ambiti, io la vado a fare quando ho di fronte una soluzione che devo scegliere, cioè devo andare a capire se mi piace più un software oppure un altro ancora. Ecco, volevo porre a voi semplicemente l'attenzione del fatto che a scegliere un buon software, che sia pubblico, che sia per una pubblica amministrazione,
è più complicato, è più complesso rispetto a scegliere una soluzione, per esempio, per la propria casella mail o per il proprio computer personale o anche per la propria azienda. Perché? Perché la pubblica amministrazione ha delle necessità che vanno molto oltre quelle di un'impresa privata. Infatti, per il ruolo che ha all'interno della società, vi faccio un esempio. Per una pubblica amministrazione è molto, molto, molto importante raggiungere quella che si chiama la cosiddetta neutralità tecnologica. Cosa vuol dire? Vuol dire che in fase di progettazione è necessario utilizzare, e in generale è necessario utilizzare in tutte le fasi di lavoro, delle soluzioni software che permettono di lavorare unicamente con formati e tecnologie standard. Formati e tecnologie standard e aperti. Perché? Perché in questo modo la pubblica amministrazione garantisce a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro scelte o dalle loro possibilità tecnologiche, di poter interagire, di poter avere a che fare con i servizi. Scegliere questo tipo di soluzioni garantisce anche una resilienza maggiore. Se io vado a prendere alcuni formati di alcuni word processor che erano utilizzati negli anni 90, io oggi faccio fatica ad aprirli. Invece, per esempio, un formato tipo TXT, io lo posso ancora aprire, lo posso ancora leggere. Magari a un'azienda, magari ci sono dei motivi per cui per questioni di competitività o altro si vanno a fare alcune scelte nel mondo del privato, ma nel mondo del pubblico un documento di 30-40 anni fa è un documento che è ancora molto attuale. Pensiamo, per esempio, non lo so, alla gestione dei contributi o alle anagrafi, insomma, ci sono tantissimi documenti che sapete devono essere conservati per molto tempo, a volte anche per centinaia di anni e più. Quindi è fondamentale avere delle soluzioni aperte perché l'assenza di lock-in ci permette di essere resilienti anche nell'utilizzo dell'informatica. E poi ovviamente ci sono questioni di trasparenza, perché quando sono in gioco degli algoritmi che decidono della vita dei cittadini, è importante il fatto che siano trasparenti come garanzia nei loro confronti. Ovviamente tutto questo rimane vero, fatte salvo quello che si dice quello che avete imparato fino adesso, quindi per esempio le questioni di aderenza all'accessibilità, ai toolkit di Designers Italia, oppure le modalità di erogazione in SaaS e così via. Andiamo avanti, come promesso vi faccio vedere la questione di valutazione comparativa, nel senso che abbiamo appena accennato, abbiamo appena visto come nel passaggio, nel flusso di lavoro, c'è sempre, se si vada verso una soluzione open source, o verso una soluzione proprietaria, o comunque in generale si fa quella che è la valutazione comparativa. Valutazione comparativa si fa anche, diciamo, a livello intuitivo, che però oltre a essere previsto esplicitamente dal codice dell'amministrazione digitale, è previsto anche dalle circolari anticorruzione. Allora, per aiutare le amministrazioni a svolgere questa analisi e a svolgerne in modo tale che, diciamo, in modo standard per poter comparare più software nello stesso modo, ha realizzato e ha condiviso, lo trovate anche questo, immaginate dove, sul catalogo di Developers Italia, un foglio di calcolo guidato che permette di prendere più soluzioni software, poter inserire i requisiti e valutarle. Ho fatto un pochettino di schermate per andare a capire anche che cosa vuol dire, per farvi vedere lo strumento, prima di tutto, ovviamente. E poi, in modo molto importante, per capire quali tipo di fattori devono essere considerati nel momento in cui valutiamo una soluzione software. Allora, la prima parte che va valutata nel momento in questo foglio di calcolo è quella dei cosiddetti requisiti funzionali, o non funzionali, a seconda dell'ecosistema, della cosa che va progettata, eccetera. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno dei temi, dei macro blocchi che avevate identificato in fase di progettazione, che identificate in fase di progettazione, va qui inserito, e per ognuna di queste funzionalità, che ne so, penso una gestione, se mi serve un tool per la gestione dei progetti, allora vorrò che abbia una visualizzazione a calendario, ci sono dei requisiti magari che devono essere obbligatori, che ne so, la possibilità di assegnare un compito a una determinata persona, oppure ci sono dei requisiti che magari sono opzionali,
Però sono utili, che ne so, l'integrazione con un certo sistema di email, l'integrazione con un certo sistema di calendario e così via. Ora, diverse soluzioni assolvono agli stessi bisogni in diversi modi, e all'interno di... quindi si può decidere... Questo ovviamente è una scelta che dipende dalle vostre specifiche progettazioni, qual è il peso di ognuna di queste funzionalità e qual è la percentuale cui le varie soluzioni, vedete qua software A, software B, software C, per esempio, io ho messo dei numeri casuali per questa presentazione, possono soddisfare. Un altro dei punti importanti è quella relativa ai requisiti relativi alla normativa vigente, ovvero... Qua ci sono, non è più percentuale ovviamente perché non è una valutazione di tipo qualitativo, ma o c'è o non c'è, cioè se la soluzione prevista rispetta normative è conforme rispetto alle normative in materia di sicurezza, è conforme rispetto alle norme relative alla protezione dei dati personali. È una soluzione accessibile, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono sì oppure no, alcune di queste sono obbligatorie, in realtà direi di interoperabilità, eccetera, eccetera. Poi, molto importante anche per avere una soluzione software che sia mantenibile, quindi sia sostenibile nel tempo, è quanto questa soluzione è già utilizzata all'interno dell'ecosistema pubblica amministrazione e se esistono delle competenze interne. Perché? Perché se io ho già una soluzione che magari, cioè, se ho due soluzioni che sono entrambe open source, mettiamo caso, entrambe ottime, entrambe rispettano tutti i requisiti, beh, se io vado su un software che non è utilizzato da nessuno o se vado su un software che è già utilizzato in diversi casi d'uso, e da tante, da mille altre pubbliche amministrazioni, ovviamente dovrò preferire quello che ho già utilizzato. Perché? Perché in questo modo ho la possibilità di condividere conoscenze, ho la possibilità di condividere nuovi sviluppi nel caso ce ne fosse necessità, uscissero nuove normative, ci fosse bisogno di altre funzionalità, la manutenzione evolutiva, schemi di funzionamento, integrazione, scusatemi, con altri tool, eccetera, eccetera. Quindi sono dei punti che vanno sempre sottolineati e che entrano a far parte della valutazione comparativa. Andiamo avanti. Uno degli ultimi punti è quella che è la cosiddetta vitalità del software, ovvero quando si fa procurement di soluzioni, soprattutto quando non si mantengono, non sono soluzioni interne ovviamente, ma si sta andando ad acquisire qualcosa che arriva dall'esterno, è importante essere sicuri che, o avere, diciamo, una ragionevole certezza che questa soluzione non sia una soluzione morta. Se io vado oggi a comprarmi, non lo so, Lotus 123, per chi se lo ricordasse, che è di un'azienda che non esiste più, ma anche lasciando fuori l'azienda, perché alcuni di questi software, cioè, lì era proprio un prodotto proprietario, ma se per caso è stato rilasciato, eccetera, la presenza di un... cioè ci sono alcuni software in cui magari non c'è una casa madre o non c'è una casa che offre magari un supporto sul territorio italiano, questo è un caso molto più pratico, cose che succedono oggi. Bene, questi sono tutti fattori da considerare nel momento in cui uno strumento di questo tipo viene a far parte del parco software che è utilizzato internamente. Ovviamente una soluzione open source limita il problema in questo caso, nel senso se fosse proprietario e io non ho un manutentore, sono fregato, io quel codice non lo posso più guardare, se invece è open source almeno posso pensare di appaltare la manutenzione a qualcun altro. Però ovviamente sono aspetti di costo, sono aspetti organizzativi, sono aspetti di gestione che vanno considerati all'interno della soluzione. Quindi ci sono dei parametri, dei criteri che per esempio molto tecnicamente, giorni passati dall'ultimo commit, eccetera, oppure la presenza o assenza di manutentori e il tipo di manutentori. Ovviamente importantissimo per chiudere è il capitolo relativo alla parte economica, è quello che la normativa chiama il calcolo del TCO, il Total Cost of Ownership, che non è altro che il costo totale di utilizzare una particolare soluzione. Vi faccio notare che in questo caso ci sono costi sia di tipo CAPEX che di tipo OPEX, quindi sia conto capitale che spesa corrente, perché è vero che
Perché va valutata la soluzione nel suo insieme. Adesso non è, ci sono dei principi cui ogni amministratore deve rispondere di efficienza ed economicità, e quindi è molto importante nella progettazione di una soluzione considerare questi esperimenti, questi parametri. Lo strumento vi invito ad approfondirlo, vi lascio qui il link, magari chiedo anche a Michela di condividerlo in chat nel caso fosse interessati, perché è un foglio di calcolo che potete direttamente utilizzare anche con le vostre applicazioni, eccetera. Magari stiamo pensando anche di metterne una versione online così che sia ancora più facile utilizzarlo. Chiusa questa parentesi, dato tutto questo strumento sulle valutazioni comparative, facciamo invece diamo uno sguardo a quelli che sono invece gli strumenti pratici per, non quando quando si acquisisce, ok, però ogni tanto si acquisisce e poi del software va gestito, quindi sia che sia sviluppato internamente o che sia del software che viene preso e viene personalizzato o anche semplicemente preso a riuso. Per questo vi accennavo, esistono dei capitolati, dei modelli di capitolato che sono pronti per l'uso, sono veramente pronti per essere copiati e incollati, non serve neanche cambiare le definizioni perché li riprende dal capitolato di gara, quindi neanche i nomi. E quindi li andiamo a guardare un pochettino più in dettaglio, anche perché permettono di capire qual è il modello di riuso che è stato studiato, che viene incentivato. Allora, i modelli, se li andate a vedere, sono questi quattro, sono tre guide alla pubblicazione, alla manutenzione e alla presa in riuso di software open source. Più ci sono due, uno lo vedete qui, è la guida alle licenze open source, e poi c'è una tabella sinottica riassuntiva che è l'allegato E, che vi riassume per quali casi serve allegare quale di queste guide, però insomma, qui non la cito perché ve le sto raccontando io, quindi mi sembrava inutile e ridondante. In ognuno di questi capitolati ci sono delle responsabilità o delle azioni che sono in capo ai due soggetti. Io sono stati diviso in due tra il titolare della soluzione, che spesso e volentieri è la pubblica amministrazione che commissiona, però in realtà è vero, cioè siamo stato pensato per una pubblica amministrazione perché il codice dell'amministrazione digitale ha quello come utente finale, ma in realtà si può applicare benissimo anche a un maintainer open source o a un'azienda che ha una proprietà di un software open e all'interno del modello. E però separiamo chi è proprietario del codice e chi è il cosiddetto tecnico, ovvero l'incaricato, il soggetto incaricato, che sia un dipartimento interno, che sia un in-house, che sia un fornitore terzo, che sia un freelance. Però una persona che tecnicamente poi mette mano nel codice. In alcuni casi queste due definizioni coincidono, in alcune no. Allora, la prima parte, il primo di questi fattori la prima di queste scelte che è in capo al titolare del software, ovviamente è la scelta di capire dove e come condividere il codice. Le linee guida dicono che non c'è limite allo strumento scelto, però ci sono dei requisiti fondamentali. Qualunque strumento per condividere il codice deve garantire un accesso pubblico. Quindi no a strumenti come GitLab, se sono sia a strumenti come GitLab, ma no se richiedono per esempio una password. Non può essere condivisa soltanto all'interno di un piccolo network interno o anche solo della pubblica amministrazione. Il codice deve essere pubblico. E non solo deve essere pubblico, ma deve garantire dal pubblico e con il pubblico una possibilità di interazione. In questo modo si evita che qualunque tipo di investimento in software poi rimanga chiuso all'interno di un silo, se non venga toccato, ma si possa creare un ecosistema intorno. Vi ricordo anche che il CAD prevede esplicitamente che le pubbliche amministrazioni diventino titolari di qualunque sviluppo venga fatto, quindi nel momento in cui c'è un contratto, quindi questo allegato in realtà rende anche questo, chiarisce anche questo, oltre se, insomma, se la legge non fosse abbastanza, e così permette la scelta al titolare del codice e il tecnico al più deve utilizzare lo strumento a nome e per conto del titolare per pubblicare questo codice. La seconda prescrizione di questi documenti è quella relativa alle licenze. Licenze cosiddette aperte, queste magari non so quanti di voi sono tecnici, ma vi faccio vedere solo i nomi. Poi per approfondire vi rimando alla guida alle licenze open source che è l'allegato B.
Ma praticamente si impone di usare, è obbligatorio utilizzare licenze approvate da OSI, ma in particolare per creare al meglio questo ecosistema si suggerisce l'utilizzo della licenza europea, EUPL, per tutto il software tradizionale. La licenza AGPL per tutto il software che è anche accessibile via rete, pensiamo a un CMS, ma pensiamo anche a un software di tipo serve. Tutta la documentazione, e qui mi ricollego agli scorsi webinar, quando pubblicate dati in formato aperto o dati in generale, contenuti della pubblica amministrazione, a patto che non siano atti e documenti normativi, nel qual caso pubblico dominio, è importante utilizzare la licenza la licenza aperta by default, che è la CC BY SA. Scusate, qui c'è un refuso, non è la CC BY SA, perdonatemi, è la CC BY. Qui ho lasciato un refuso nella slide, tra l'altro CC BY SA esiste ma è un'altra licenza, me ne sono accorto adesso parlandone, perdonatemi, che permette praticamente l'utilizzo di tutto ciò che è software, di tutto ciò che è tutti i dati, tutti i contenuti, citando semplicemente la fonte. E poi, per quanto riguarda invece kit di sviluppo e librerie, la cosiddetta licenza BSD. Sempre a titolare, come un ultimo adempimento che è necessario, è quello di diciamo dare un'autorevolezza, dare un bollino al software, ovvero registrarlo. Cosa vuol dire registrarlo? Vuol dire che esiste il catalogo di cui vi ho appena parlato per articolo 68, però c'è bisogno che qualcuno dia in pasto dei dati a questo catalogo, altrimenti questo catalogo rimane un po' vuoto, rimane un po' inutile. Per questo è importante che la pubblica amministrazione registri attraverso una procedura che si chiama di onboarding, vi ho lasciato il link se volete approfondirla, registri e dica: perfetto, io ho fatto pubblicare al mio tecnico questo software, dove lo trovo? Lo pubblica su GitHub o su GitLab, per esempio. Bene, vi comunico che qui a questo indirizzo è presente il mio software, che io mando una PEC. Verifico che quella sia veramente l'amministrazione che mi stava parlando e gli dico: ok, perfetto, a quell'indirizzo si trovano tutti i software di quell'amministrazione. Come si fa a inserire un software a catalogo? Però nello stesso modo con cui lo potrebbe fare qualcun altro, con un file chiamato publiccode.yaml, che tutti possono inserire, è un formato internazionale, ci sono anche altri paesi, altre pubbliche amministrazioni, fornitori esteri, c'è LibreOffice, ci sono tantissimi, tantissimi progetti che lo utilizzano. Bene, con questo, se non sei una pubblica amministrazione, ovviamente io non posso garantire che quella fonte lì sia di quel particolare ente, però io lo mostro al catalogo all'interno di tutti quelli che sono i software open source. Perché? Perché del valore aggiunto. Poi la pubblica amministrazione sa ovviamente che è un software non di proprietà pubblica certificata, ma magari di un privato, quindi lo andrà a verificare prima di installarlo, però come si trovano necessariamente software online. Però c'è una collezione di software e qui vi lancio questa piccola call to action nel caso ci fosse qualcuno interessato all'interno di questo webinar. Se volete proporre soluzioni software all'EPA, questo è uno dei modi migliori per farlo. Aggiungete un public code YAML, segnalatecelo, vi ho lasciato il link o comunque insomma dal sito di Developers Italia, così può essere inserito al catalogo una o più soluzioni, insomma quelle che sono necessarie che volete proporre. In questo modo la PIA dovrà guardare prima le vostre soluzioni, prima di poter pensare a qualunque altra. Passiamo invece a ciò che è in capo al soggetto tecnico che effettivamente esegue. Allora, prima di tutto, rilasciare tutto. Cosa vuol dire tutto? Vuol dire codice, vuol dire documentazione, inclusa la documentazione per gli sviluppatori, inclusa la creazione di un file README, e tutto il materiale di supporto, ovvero schemi, configurazioni particolari, script, tutto ciò che serve a ricreare e a rendere il più facile possibile per una persona terza, che sia uno sviluppatore di terze parti, un'altra pubblica amministrazione, via così, di poter lavorare su questi software. Lavorare poi cosa vuol dire? Vuol dire poi mandare contributi. E suggeriamo anche a tutti di farlo dal primissimo momento, dalla prima riga di codice che viene scritta. Perché? Perché per esperienza abbiamo visto che se lo si fa dopo,
Si può fare dopo, si può fare anche fino all'ultimo giorno prima di uscire con la release, per legge. Però il punto è che se lo faccio dopo, rischio di trovare tanti bug di sicurezza in più. Ok, scusatemi. Sì, ok. Si creano, perdonatemi, ho perso il filo per la conta dei minuti. Ci siamo, vado un pochettino più veloce su queste parti, ma la cosa importante che vi stavo dicendo è è sempre importante farlo dalla prima riga di codice, perché altrimenti si rischia di introdurre, per esempio, si manda per sbaglio all'interno del repository una password, e poi cancellarla è molto più difficile, soprattutto ci rischia di non accorgersi. Insomma, rischia di dare dei problemi in generale più oneroso. Gli sviluppatori, anche se il codice non è perfetto, non verranno a dirvi nulla. È normale che in una procedura di sviluppo si passi del tempo. Però per questo motivo, se pensare già che sia tutto pubblico, è molto importante per evitare bug di sicurezza poi in futuro. L'altra cosa a cui sono tenuti i titolari all'interno della... Ah, no, l'altra questione è di supporto, adesso magari lo vediamo un attimino meglio. Comunque, un titolare può sempre coinvolgere nuove pubbliche amministrazioni, ecco, o altri enti che possono essere interessati a questo sviluppo. La cosa importante che vi voglio far notare di queste slide è che con le licenze aperte, grazie all'adozione di questo nuovo modello, è molto molto più semplice creare degli ecosistemi. Perché? Perché non c'è più bisogno di accordi bilaterali. Ma il modello delle licenze già stabiliscono tutto, è un modello di cui c'è esperienza, un modello che è utilizzato all'interno del mondo internazionale di sviluppo software, e funziona benissimo. Quindi non essendoci più questo bisogno, il software viene semplicemente pubblicato e grazie a queste licenze tutti possono condividere, partecipare alle roadmap, condividere, co avere delle, ridare dei contributi di codice, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, le licenze che vi abbiamo suggerito, perché le abbiamo suggerite? Perché obbligano a fare quello che è il cosiddetto give back, ovvero tu puoi usare il mio software liberamente a una condizione, che se tu ci fai delle modifiche, se tu ci metti dei miglioramenti, tu me li devi rimandare. Io poi decido se accettarli o meno, questo è un altro discorso, non sono obbligato a accettare tutto, ma tu sei obbligato a mandarmeli. E questo permette di creare, fare sì che alla fine si converga verso di solito una soluzione nella pratica che è la migliore. E quindi io do il mio codice, do il mio software, ma quello che ricevo sono tanti contributi in cambio. E quindi insieme si creano delle cose di livello migliore. Domanda importantissima che spesso viene fuori, che è una paura che viene fatta, se rilascio come amministrazione, come fornitore, ma poi devo offrire un supporto a tutti quelli che la riusano? E la risposta è in generale no. Cioè, soprattutto per gli utilizzatori finali, il software viene dato così com'è, si dice, as is. Per cui poi, se uno vuole supporto, magari va a un fornitore e se lo compra questo supporto, non è che non può. Però io non sono obbligato in nessun modo a dare questo tipo di supporto. È buona norma, però, qui è importante, è buona norma sempre, almeno se possibile, ovviamente, se non è troppo oneroso, rispondere alle domande più tecniche. Se uno sviluppatore arriva e dice: guarda, io ho visto questa soluzione bellissima, ma non riesco a farla partire perché sul mio sistema operativo non va. Quelle non è obbligatorio rispondere, però è consigliabile avere un'interazione, perché in questo modo si aiuta un ecosistema virtuoso a formarsi. Cosa che però è obbligatoria invece, non necessariamente rispondere alle richieste di supporto, però è interagire. Perché? Perché se arriva per esempio una segnalazione di un bug critico di sicurezza, con un contributo che dice: guarda, ho trovato questo bug, questa è la risoluzione, prendila e guardala. Anche se arriva dall'esterno, anche se arriva non dal proprio committente, è importante rispondere, almeno interagire, almeno dire: guarda, sì, la stiamo valutando. E con l'interazione anche, diciamo, personale, one to one, o comunque di risposta fatta da una persona, è importante anche tutta la questione di automazione. Perché, per quanto possibile, quando si sviluppa software open source per il
pubblico, è importante automatizzare tutti i processi che siano di sviluppo, di quality assurance, per esempio con una pipeline di continuous integration, eccetera, perché in questo modo si rende molto più facile, cioè si riducono di molto gli errori e soprattutto si rende più facile l'accettazione di quelli che sono i contributi che arrivano dall'esterno, della possibilità agli altri di testarla, eccetera. Quindi questo invece è uno degli obblighi e delle parti importanti che servono per fare un ecosistema. Perfetto, ne approfitto per rispondere a una domanda così in interim perché casca a fagiolo, che è quella di Giorgio Compagno, che scrive: non ho ben capito, un'azienda privata può usare per scopi propri questi software open source? Assolutamente sì. Anzi, spesso così è uno dei modi in cui questo tipo di software viene migliorato, perché arrivano altri utenti con altri bisogni, altre cose, e ognuno ci aggiunge un pezzettino. E quindi la qualità del software aumenta in modo esponenziale, diciamo, più persone o che utilizzano un determinato servizio, una determinata soluzione, e più questa migliora e migliora. Responsabilità invece di sia titolare e tecnico, quindi di tutti e due, quando prendono in riuso software open source, è quella di partecipare. Che cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo, vuol dire se io faccio una miglioria, io sono obbligato a ricontribuire le mie migliorie, non soltanto a pubblicarle, ma poi ridarle al maintainer originale. Cercare di adottare quello che, se la versione va avanti, non è un obbligo, perché sappiamo che ci sono mille casi, però in linea generale è importante prendere e adottare le modifiche che vengono fatte, adottare le nuove versioni, adottare quando vengono sistemate, appunto, perché così c'è uno scambio. E addirittura, se è possibile, cercare di mantenere le proprie modifiche, se proprio non vengono accettate dai creatori originali, cosa che in realtà spesso viene fatta, ma se proprio non vengono accettate, di tenerle, diciamo, più confinate possibili, circoscritte, in modo tale che sia molto facile riprendere le cose nuove, oppure capire cosa parte modificata e cosa no. Per questo dico, se io prendo un software open, non vado a copiarmelo e poi committarlo su Git, vi dico questo termine tecnico per chi lo capisce, committarlo su Git da zero, senza la storia precedente, perché questo non mi permette più di partecipare, non mi permette più di dare lo scambio. E ovviamente vi ricordo anche che se anche soltanto prendete in riuso una soluzione software open source e siete una pubblica amministrazione, dovete, potreste pubblicarlo all'interno del catalogo di Developers Italia, perché in questo modo si iniziano a creare. Perlomeno le persone sanno, altri enti sanno che voi lo state utilizzando, e piano piano, se questa soluzione è utilizzata da altri, si inizia a creare un network virtuoso di utilizzatori, di persone che modificano questi software. Perché tutto questo cosa serve? Serve a creare una community, è fare rete all'interno delle pubbliche amministrazioni, o all'interno del... Io lo chiamo delle pubbliche amministrazioni, ma è scorretto, in realtà è proprio della holding paese, perché ci sono pubbliche amministrazioni, ma ci sono anche fornitori tecnici, ci sono in-house, ci sono tanti enti che sono coinvolti intorno al mondo del software. Più anche il mondo del privato, perché non pensate, ma secondo me, anzi secondo me, quello che succede, se una pubblica amministrazione esce con un ottimo software, o si realizza una buona cosa per una necessità importante, ci sono enti privati che ne hanno ugualmente necessità, quindi si iniziano a creare network virtuosi. E fare rete cosa vuol dire? Fare rete vuol dire che si crea vantaggio per tutti, proprio perché ci sono le licenze aperte che impediscono che poi uno arrivi, prenda, si mangi tutto e dice vabbè, grazie di aver fatto questo lavoro gratis, adesso io lo vendo a tutti. No, non funziona così. Proprio perché ci sono delle licenze aperte che proteggono da questo tipo di comportamento. Però qual è il risultato? Il risultato è che si crea una rete e questo aiuta a migliorare la vita dei cittadini. Con Developers Italia, con Designers Italia, probabilmente lo avete sentito in questi giorni, c'è una community che è strutturata, che noi incentiviamo, perché noi incentiviamo a formarsi queste parti, ci sono dei canali di comunicazione, come è stato detto in apertura, c'è una chat che è lo Slack di Developers e Designers Italia, c'è un forum che è dedicato a questo tipo di attività, ci sono tutte le cose su GitHub, adesso vi faccio anche vedere, vi do direttamente i link, ma in generale in cui vedete ci sono... Ci sono migliaia e migliaia di enti, ci sono project manager, ci sono PA locale, ci sono scuole, ci sono cittadini, ci sono studenti, ci sono ricercatori universitari che fanno ricerca sulla qualità del software pubblico. Tutti questi noi cerchiamo di
raggrupparli, di unirli, di dargli possibilità di interconnettersi con eventi come delle community call, con eventi, oppure con dei luoghi semplicemente di ritrovo, che siano fisici, come succedeva, soprattutto succedeva, diciamo, predominamente, ma succederà ancora, e virtuali, come questo, come community call, eccetera. Tra l'altro, ne approfitto perché, sappiate, abbiamo deciso di organizzare delle... Tra queste community call ce ne saranno alcune che sono direttamente collegate ai temi di, ai temi di quelli che stiamo trattando qui, quindi sviluppo software per i comuni, eccetera. Chiedo magari a Michela di mandare in chat un grazie mille, Michela, nel caso vogliate rimanere aggiornati e saperne di più su questi nuovi eventi che faremo, anche dedicati verticalmente a questi temi, abbiamo fatto un modulino, se lasciate lì i vostri contatti, semplicemente vi mandiamo la mail per ricordarvelo prima che partiate. Detto questo, ho finito, vi dico velocemente dove continuare questa conversazione. Era giusto una panoramica, era giusto un assaggio. Quindi vi do i riferimenti se volete approfondire, sito GitHub Italia per tutto ciò che riguarda soprattutto sviluppare, ma anche contribuire e partecipare. Sul sito web Developers Italia, dove c'è anche trovare, nel senso trovare i software a catalogo o le risorse anche, SDK, eccetera. Poi abbiamo un blog, un canale Twitter in cui si può leggere, si può contribuire, commentare, eccetera. La Slack, vi ho detto, forum di discussione dove si trovano amministratori pubblici, trovano, mi pare, 10, non so, decine di miglia, diverse migliaia di persone, e poi anche una mail eventualmente. Finito qua. Lascio al Q&A, lascio domande. Bene. Allora, benissimo, grazie mille Riccardo per la tua comunicazione molto esaustiva. Abbiamo 9 domande che puoi vedere qui dal box domande. Allora, se vuoi te le leggo. La prima è di Giuseppe Bonasera che dice: è possibile accertare l'impossibilità di utilizzare un software in riuso per la mancanza di competenze, ad esempio legata alle tecnologie utilizzate? Allora, questa è una domanda molto interessante. Direi in linea generale no, perché? Perché in generale io adotto una soluzione che tipicamente dovrebbe essere già pronta per l'uso. Se c'è necessità di conoscere delle tecnologie particolari, vuol dire che c'è del lavoro di sviluppo, quindi in qualche modo non è pronta. In questo caso il CAD dice proprio, devo valutare, quindi eventualmente vuol dire dovrò fare una gara, dovrò mettere a contratto un lavoro di modifica, eccetera. Ora, il CAD dice proprio questo costo di modifica o di eventuale aggiunta di nuove funzionalità va confrontato al costo di magari trovare una soluzione proprietaria a licenza. E a quel punto è un'analisi di tipo economico, cioè cosa mi costa di più, cosa mi costa di meno, considerando però ovviamente che nel momento in cui vado a modificare un software, questo è un investimento, non è spesa corrente. E più entra, è un investimento tra l'altro non solo per sé, ma è un investimento nel sistema paese, che vuol dire che è anche possibile condividere i costi con altre amministrazioni, cosa che per una licenza ovviamente non è possibile fare. Quindi direi in generale no. Allora, la domanda successiva la pone Antonio Ernesto Pizzi Giannice. Questi software come si possono integrare nei CSM e dare possibilità a cittadini e altri utenti di utilizzo? E dipende dal software di cui si parla. Ho fatto una lezione abbastanza teorica, lo so, spero di non avervi ammazzato tutti. Poi con Alessandro andiamo a vedere un attimino più le questioni precise che anche collegate ai CMS per i comuni. Allora, la domanda successiva è di Maria Maddalena Fornari. C'è anche un catalogo di soggetti, aziende a cui rivolgersi per l'applicazione personalizzazione del software in riuso, anche per le risorse necessarie, hosting, Questa è eccetera? una bellissima domanda e devo dire, sono contento di dire che ci stiamo lavorando, nel senso che il sistema già prevede questa associazione, ma manca l'ultimo pezzettino che si chiama integrazione col MEPA, alla fine vuol dire. È possibile però per ovviare a questa cosa, in ogni caso ogni software che si trova su Developers Italia ha il nome del responsabile tecnico.
che anche nel caso sia una pubblica amministrazione titolare, abbiamo sì la titolarità è di, non so, Regione Veneto, dico, però c'è un contatto tecnico, c'è Mario Rossi con una mail che è il contatto diretto di chi ha pubblicato il software. Quindi non ci sono ancora, manca la parte diciamo di ecosistema, manca altre aziende che non sono collegate direttamente, c'è soltanto, chiaro, possono rimandare il software con dicendo questa è la mia versione, questo lo possono fare, però ecco. Non stiamo lavorando per espandere addirittura dare una possibilità a tutti di poter dichiarare, dire io faccio supporto su questo particolare tema, su questo particolare software. Ok, Abramo, ah, volevi No, no, aggiungere, no, scusa. stavo pensando se io la posso leggere direttamente se viene più comodo. Se vuoi sì, Allora, va Abramo bene. Tesoro chiede, quindi sul catalogo del riuso deve pubblicare la PA non il fornitore? Nel senso sì, deve essere fatto a nome della PA, però lo può fare il fornitore, anzi spesso lo fa il fornitore. L'unico atto che serve dalla PA è il click sul sì alla PEC. Per il resto può fare tutto tranquillamente il fornitore. Il fornitore lo può fare tra l'altro anche in autonomia in teoria, però questo è un altro discorso. La domanda di Giorgio Compagno gli ho già risposto durante la mia presentazione, direi. Sì, ma se poi nel footer dice che è il copyright, direi che dice una cosa falsa, un illecito, cioè se non ha il copyright, non ha il copyright. Il copyright è dell'amministrazione, punto. Se dice che è il copyright, il fornitore gli dice, caro mio, cambia quella cosa perché non è vera, questo l'ho pagato io sono titolare a norma di legge e a norma di contratto, quindi non si sta rispettando il contratto, non so come dire in altro modo, quindi. Suggerite anche di condividere la documentazione di design? Se sì, in che modo suggerite di condividere queste specifiche, intesa come design di progetto? Assolutamente sì. Uno dei metodi migliori di solito è fare una cartellina all'interno del codice che si chiami docs e all'interno di questa mettere queste informazioni, altrimenti se sono di meno, magari si mette nel README di progetto. Questi sono due luoghi che di solito, se andate a vedere sulle linee guida, comunque sugli allegati tecnici di cui vi ho parlato lungamente in questo mio intervento, trovate un elenco di link che mandano anche buone pratiche di programmazione, in cui ci sono dei riferimenti, poi non c'è un modo standard, però in generale sì, è una buona norma. Poi leggo, un software modulare che contiene una parte di codice e un'altra closed può essere messa a disposizione per il riuso? Allora, è difficile trovare software metà e metà, devo dire la verità, perché di solito molte licenze open vietano questa cosa. Però nel uno dei rari casi in cui questa cosa succede, assolutamente sì, per la parte open bisogna dichiarare che c'è una dipendenza proprietaria. Quindi c'è una dipendenza da una parte di software closed. Attenzione, perché le dipendenze proprietarie, ritornando al CAD, vengono trattate come le soluzioni. Quindi io devo sempre prima andare a cercare se esistono, cioè diciamo la parte va messa a riuso perché è importante, però diciamo, se guardassi il pacchetto completo, se c'è anche un pezzettino proprietario, quella soluzione è proprietaria. Quindi di solito è sempre meglio cercare dei rimpiazzi open. Esistono per la maggior parte, insomma, un database invece di usare un database proprietario uso MySQL o MariaDB. Che spesso hanno anche API compatibili adesso, poi dipende caso per caso, quindi nella domanda generica è sì, va messa a riuso, però c'è questo caveat che la rende meno utile per tutti. Ultima domanda che leggo, esiste un progetto risalente al 2018, credo, Angular UI Kit per lo sviluppo FE per la PA che sarebbe interessante e utile portare avanti. È previsto che il codice venga aggiornato e possibile contribuire oppure il progetto è da considerarsi definitivamente abbandonato? Allora, ti do una risposta di base, nel senso che sicuramente c'è dello sviluppo e ci sarà. Probabilmente Alessandro vi aggiorna un pochino meglio su questo particolare tema, ma vi dico, se lo trovate, ha assolutamente senso contribuire a questo progetto. Anzi, noi cerchiamo di dare quanta più visibilità possibile a mantenere dei progetti open, che siano aziende, che siano singole persone, eccetera, all'interno delle community call e in generale. Quindi potete contribuire, anzi, dovete contribuire, diciamo. È sicuramente una cosa molto buona che cerchiamo di incentivare e per quanto più possibile, diciamo, sponsorizzare, portare avanti. Quindi sì, non è abbandonato.
si parla di risorse, che spesso diventa più semplice acquistare una soluzione mercato, è vero, a volte succede, però ricordate quello che vi ho detto sopra. Grazie all'open source, se noi guardiamo l'universo mondo, tutta la parte privata, eccetera, l'open source sta vincendo in quasi qualunque settore, se non dire in qualunque settore. Non voglio sbilanciarmi e dire tutti, dico quasi in qualunque, però in tutti sicuramente i settori principali, dall'intelligenza artificiale alla parte server, a tutto. Perché? Perché è più efficiente. Perché io, di solito, non sono l'unico ad avere un certo tipo di problema, un certo tipo di necessità. Ma ho tanti che intorno a me hanno lo stesso identico problema. Bene, questo mi permette di raccogliere le esigenze dei miei vicini, farlo attraverso un modello standard molto semplice, condividere le spese, condividere le funzionalità, eccetera. Quindi, se siamo, quanti comuni sono in Italia? 6.000, 7.000? Bene, se si mette insieme e si creano delle soluzioni comuni, i costi si dividono per 7.000, quindi direi che già poi inizia a diventare... qui ovviamente ho preso un estremo, però tra l'altro esistono anche soluzioni già ottime per quanto riguarda i siti web dei comuni che sono open source, che sono a catalogo. Quindi vi invito a guardarle e anzi vi invito a continuare adesso con il mio collega Alessandro Sebastiani che vi farà vedere delle cose in più. Riprendiamo i lavori. Approfitto di questo tempo in cui voi continuate a collegarvi per ringraziare per il coordinamento didattico-scientifico di questa edizione di corsi, di webinar, Michela Gabrieli del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che ha curato appunto tutta la parte contenutistica e i rapporti con i nostri esperti del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, questo ve l'ho detto. Allora, se Alessandro Sebastiani si può collegare, io lascerei a lui la parola per affrontare il tema delle risorse disponibili per sviluppare il sito di un comune con degli esempi pratici e l'esperienza di ricerca della soluzione del catalogo. Allora, se provi a parlare, Alessandro. Sì, ciao, mi sentite? Ci sentiamo. Perfetto, perfetto, grazie mille della parola. Allora, buonasera a tutti, io sono Alessandro Sebastiani, anch'io come il mio collega Riccardo attualmente in forza al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, precedentemente Team Digitale. Come Riccardo mi occupo principalmente di Developers Italia, ma in modo trasversale anche di altri progetti in cui è richiesto un apporto tecnologico nel campo dello sviluppo software. Bene, oggi vedremo con un taglio più tecnico, un po' più a basso livello, come una pubblica amministrazione può cercare di adottare una soluzione software che rispecchi le proprie esigenze e requisiti. Cercheremo di mettere in pratica quanto detto precedentemente dai miei colleghi, andremo quindi a vedere quali sono i passaggi necessari per concretizzare il processo di riuso di un software. Cos'è il catalogo del riuso? È stato già ampiamente descritto anche da Riccardo poco fa. Andremo quindi un po' più velocemente a cercare di capire come utilizzarlo. Allora, l'obiettivo principale di oggi è pubblicare un sito web di un comune riusando un software dal catalogo Developers Italia. Nello specifico vedremo come trovare la giusta soluzione, valutare eventuali alternative, prenderla direttamente dal catalogo, personalizzarla e pubblicarla online, dichiarare il riuso della stessa ed infine alcuni consigli pratici per semplificare e rendere più efficiente lo sviluppo. Prima di iniziare però chiamo il sondaggio numero 2 cortesemente. Bene, eccolo. Allora, hai usato o visto usare le risorse messe a disposizione da Designers Italia e Developers Italia in merito al sito web di un comune modello. Questo per noi è molto importante per capire effettivamente il coinvolgimento del pubblico sulle aree in cui dobbiamo migliorarci. Sì, la mia amministrazione e organizzazione le usa, chiaramente il dato per noi è auspicabile. Sì, ma la mia amministrazione e organizzazione non le usa. Questo è un dato molto importante, sicuramente dovremmo investigare per cercare di capire come mai questo sta accadendo. No, non ne sono a conoscenza, sono sicuramente anche essi due dati di cui dovremmo tener conto e anche qui fare un'analisi e cercare un po' di indagare le motivazioni dietro questo tipo di risultato.
Vedo che è abbastanza bilanciato. Purtroppo ci sono molti no, chiaramente, quindi dobbiamo migliorare, ma questo lo sapevamo già. Bene, possiamo andare avanti allora. Grazie a tutti per la partecipazione. Allora, prima di andare nel dettaglio, vorrei elencare tre punti molto importanti sul riuso. Il primo è che le due amministrazioni non hanno bisogno neanche di contattarsi, è la licenza stessa a regolare le condizioni di utilizzo del software. Il software può essere scritto da uno sviluppatore, software house, in-house, e personalizzato da altri, non c'è alcun lock-in. La PA che riutilizza può personalizzare la soluzione come meglio crede e in base alle proprie esigenze. L'intero processo tecnico, in questo caso, è demandato agli sviluppatori. Il fornitore che segue l'ente è in grado di gestire in piena autonomia questa fase e tutto quindi si traduce in un sistema efficiente e a basso costo sicuramente. Il collega Riccardo prima nel talk ci ha spiegato cos'è il catalogo di Developers Italia. Ora noi proviamo ad interagirci per cercare di fatto il nostro software da riutilizzare. Developers.italia.it è il portale per gli sviluppatori della pubblica amministrazione. Qui troviamo diverse risorse fondamentali, per gli sviluppatori. È diviso in tre aree tematiche principali. La prima è quella delle piattaforme abilitanti, che è un'area dedicata, alle risorse tecniche, documentazione, SDK, e tutto ciò che è necessario per poter sviluppare ed implementare quella determinata tecnologia. API è un'altra area dedicata, più verticalmente verso l'interoperabilità. Nello specifico qui troviamo diverse pubbliche amministrazioni che pubblicano appunto le loro specifiche di interoperabilità e il modo con cui possiamo interagire con loro per poter ricavare dei dati utili per poi essere sviluppato ed integrato nelle nostre applicazioni o in applicazioni terze. Software è l'ultima area, è il catalogo del riuso. Come abbiamo visto, vivono i software messi a riuso delle pubbliche amministrazioni. Possiamo qui trovare tutte le informazioni tecniche e non necessarie per un'eventuale adozione. Per cercare una soluzione specifica o qualcosa che abbia riscontro con le nostre necessità, sarà sufficiente utilizzare il motore di ricerca che Developers Italia mette a disposizione. Cliccando in alto a destra sulla lente di ingrandimento, questa è un po' la schermata che ci aspettiamo. E da qui vediamo in primo piano i vari bottoni che ci consentono un po' già di applicare un filtro su quello che vogliamo cercare. E da lì, digitando appunto ciò che stiamo cercando, atterreremo su un'altra pagina con i risultati, dove potremo anche lì. Anzi, vado avanti di slide dove è spiegato meglio. Da qui, infatti, come vedete sulla sinistra, è possibile applicare dei filtri per avere una ricerca più mirata in base alle nostre esigenze. E facciamo proprio una supposizione. Supponiamo proprio di voler prendere a riuso un sito web. E quali sono gli step necessari affinché un ente possa realizzare e mettere online il proprio sito web? Cerchiamo dunque sulla barra di ricerca sito web all'interno del catalogo, questo sarà il risultato. Ed il primo elemento, guarda caso, è proprio quello che interessa a noi. Nella scheda software, che è quella che vediamo qui nella slide, quello che ci salta un po' più all'occhio sono sicuramente i dettagli della soluzione, come le funzionalità, la descrizione dettagliata e le caratteristiche tecniche. Poi più in basso, qui non si vede, all'interno della schermata, ci sono degli screenshots e molto altro ancora, come ad esempio da chi è utilizzata, da chi viene riutilizzata, e eventuali contatti tecnici ed altro ancora. Un altro parametro molto utile che vediamo lì sulla destra è l'indice di vitalità. E come abbiamo già visto, non è altro che un semplice calcolo che utilizza diverse metriche per ricavare uno score, un punteggio di quanto il software è sviluppato. Vengono presi in considerazione diversi fattori come il numero di contributi, la frequenza con cui viene rilasciato, il numero di contributori anche, a quanto risale gli ultimi contributi, quindi se sono abbastanza frequenti, nell'ultimo periodo, ed altri aspetti per poter capire effettivamente quanto una soluzione è attiva dal punto di vista dello sviluppo.
Ma quali sono gli obiettivi del modello? Il mantra è non reinventare la ruota. Le risorse ci sono già, utilizziamole quindi. Fornire ai comuni una libreria di componenti già pronte è sicuramente uno dei primi obiettivi. Cerchiamo di fornire un modello più completo possibile con un set molto vasto di componenti tra cui scegliere, per poter costruire le proprie interfacce in base alla necessità ed esigenza. Includere strumenti consolidati e validati con gli utenti. È necessario che il modello includa degli strumenti di sviluppo e design più solidi e stabili che sono disponibili, ma soprattutto già validati con l'utente finale. In questo modo, riutilizzandoli, sappiamo già che quel determinato componente o quella combinazione di determinati componenti è già di fatto approvata dall'utente finale, già stata utilizzata. Quindi abbiamo un feedback diretto. Consentire ai comuni di costruire la propria versione di sito, integrando in questa gli elementi di specificità e unicità della propria città. Un modello completo può lasciare spazio alla personalizzazione in modo da massimizzare i punti di forza, appunto, e di specificità della propria città. Combinando, come detto nel punto precedente, appunto, i componenti a seconda appunto di come vogliamo rappresentare che venga rappresentato il nostro sito web, possiamo effettivamente ricavare un qualcosa di personalizzato. Ridurre lo sforzo in termini economici e di lavoro è sicuramente il fine ultimo a cui andiamo, quindi sicuramente il risparmio in termini di effort sia di economici. All'interno della scheda software è presente un link, la scheda software è quella che abbiamo visto due slide fa, è presente appunto un link che ci porta direttamente al codice sorgente, della soluzione software che abbiamo ricercato. Cliccando, di fatto, lasceremo Developers Italia atterrando sulla piattaforma, di co-hosting selezionata dall'ente fornitore e fornitore, che di fatto hanno messo a riuso il software. Nel panorama attuale le più importanti sono GitHub, GitLab, Bitbucket, sono tutte quante supportate da Developers Italia. Ogni ente poi sceglie in base ad esigenze o magari perché per motivi più legati al fornitore che ha dimestichezza verso quella piattaforma piuttosto che un'altra. Qui, oltre a reperire ulteriori informazioni, molto più di dettaglio tecnico, possiamo fisicamente prendere a riuso il nostro software. Come è abbastanza semplice, per chi ha un po' di dimestichezza su come funzionano questi software pubblicati su queste piattaforme, si fa allo stesso identico modo. Quindi cliccando sul bottone in alto a destra, forchiamo. Forch è una parola che deriva dall'inglese, vuol dire dividersi, separarsi. Nel nostro caso vuol dire praticamente crea la tua copia nel tuo spazio personale. Un piccolo cenno, può essere sicuramente che in tutte le piattaforme di co-hosting, registrandosi, avremo uno spazio personale, a disposizione uno spazio personale dove verranno ospitati tutti i nostri progetti. Oltre a questo, è possibile però creare degli spazi condivisi, dove poter far partecipare più persone attivamente e generalmente queste prendono il nome di organizzazioni, che è quello che come Developers Italia consigliamo di fare a tutti, anzi. È relativamente un obbligo perché in questo caso effettivamente per massimizzare, diciamo, l'open source e quindi tendere a fare in modo che la nostra soluzione sia condivisa appunto da tante persone, al numero più alto di persone, creiamo appunto un'organizzazione dove poter gestire i vari contributors. Cliccando, come detto precedentemente, su Fork, quindi ci verrà chiesto dalla soluzione dove voler copiare la nostra soluzione, se nel nostro spazio personale, nel caso in cui stiamo fa magari facendo dei test preliminari per capire come è fatta, per provarla, per vederla questa soluzione prima di effettivamente di riutilizzarla, o appunto direttamente in un'organizzazione condivisa, nel caso in cui abbiamo già superato questo step precedente, a quel punto andremo già a metterla all'interno della nostra org, che solitamente prende il nome del nostro ente. Da qui in poi gli step saranno leggermente più tecnici, ma è un'attività che potrà svolgere in piena autonomia il vostro fornitore e con estrema semplicità. Proviamo a vederlo insieme. Oltre a prendere fisicamente a riuso la soluzione, ci sono anche altri vantaggi.
Le due versioni, quindi quella che abbiamo preso noi al riuso e quella che invece rimane dallo sviluppatore originale, rimarranno comunque in una sorta di sincronia. Sarà quindi possibile e molto facile anche riportare eventuali modifiche effettuate dai manutentori ufficiali, ufficiali anche alla nostra versione e anche viceversa, chiaramente. Prendiamo ad esempio una correzione di una vulnerabilità molto pericolosa di sicurezza. Riportarla sulla nostra versione sarà molto semplice. Allo stesso modo, appunto, sarà anche per un'eventuale funzionalità nuova rilasciata. Se il software da cui abbiamo preso a riuso sviluppa una nuova funzionalità, noi possiamo integrarla in modo molto semplice, anche tramite questa interfaccia che vediamo direttamente nella slide. Come dicevo prima, sarà anche possibile fare la stessa cosa al contrario. Quindi, nel caso in cui, come facendo riferimento un po' al modello dei comuni, andiamo a personalizzare la nostra soluzione, quindi integriamo dei nuovi componenti, oppure possiamo pensare a una nuova funzionalità o qualcosa che comunque rende unica la nostra soluzione. Possiamo anche proporre eventualmente alla soluzione da cui abbiamo preso, tra virgolette, spunto. E chiedere di integrare queste funzionalità che noi abbiamo sviluppato. Quindi, in questo caso si innesca questo meccanismo anche per tutte le pubbliche amministrazioni poi che riutilizzano, perché laddove dovessimo appunto fare un contributo dalla nostra versione verso quella da cui proveniamo, tutte le altre pubbliche amministrazioni, magari che avevano preso a riuso quella soluzione lì, possono automaticamente, per il principio precedente, prendersi quella funzionalità e importarla all'interno del proprio software. Da non sottovalutare anche la community. Il nostro software è open e come tale visibile a chiunque. Un altro vantaggio di questo approccio è proprio l'opportunità che chiunque sia interessato a contribuire attivamente allo sviluppo, nuove funzionalità, correzione di bug. O come detto prima, appunto, una correzione di una vulnerabilità di sicurezza, potrà farlo direttamente interagendo con appunto lo spazio del repository che vediamo qui in figura. Una volta completata l'operazione di copia, con un piccolo passaggio tecnico, è possibile attivare la funzionalità che pubblicherà online nel nostro sito web. Ormai quasi tutte le maggiori piattaforme di code hosting supportano nativamente questa funzionalità e con due semplici clic, effettivamente noi riusciamo ad avere il nostro sito online. Qui in figura infatti vediamo nella parte sinistra quali sono gli steps da seguire per la piattaforma di GitHub e a destra è già un'anteprima di quello che effettivamente sarebbe il nostro sito pubblicato. Questa funzionalità ci permettere di avere il nostro sito web online sincronizzato, quindi ogni modifica che applicheremo al nostro codice verrà automaticamente riflessa dopo qualche attimo. Ma come detto in precedenza, se vogliamo provare a personalizzare il nostro sito web, possiamo farlo direttamente dall'interfaccia seguendo questi passaggi elencati nella figura. Proviamo ad esempio a cambiare il nome del comune. Il file index.html rappresenta il punto d'ingresso. Come detto in precedenza, questi passaggi sono leggermente un po' più tecnici, però assolutamente un fornitore non avrà alcuna difficoltà a effettuare questi passaggi. Come dicevo, l'index.html rappresenta il punto d'ingresso del nostro sito web ed è da lì che andremo ad agire per effettuare questa modifica. Apriamo il file, cliccando sulla matitina in alto a destra possiamo modificarne il contenuto. Individuiamo la vecchia dicitura, in questo caso il nome del comune, perché essendo un modello era standard in questo modo, e la sostituiamo con comune di riuso. Ed infine confermiamo con un commit changes che invierà i nostri cambiamenti verso il server. Sicuramente per i non addetti, come dicevo, queste operazioni possono risultare un po' ostiche, però non vi preoccupate perché non ci saranno problemi per un fornitore. Da qui in poi sarà sufficiente aspettare qualche minuto perché il sito venga, tra virgolette, ricostruito ed avremo online la nostra versione personale del sito web per i comuni. Abbiamo concluso l'attività e questo è il risultato. Il nostro sito web è online con il nome del comune da noi specificato.
Infatti, se vedete nella figura, era la stessa della precedente, con il nome appunto diverso. Come accennato all'inizio, si tratta di un esempio piuttosto basilare, chiaramente. Con questa tecnica è possibile creare dei siti web con contenuti statici e funzionalità piuttosto limitate. Lo scopo è solamente quello di capire quali sono le fasi operative per riusare un software e quanto sia semplice la procedura da seguire. Certamente per funzionalità più avanzate e dinamiche sarà necessario procedere con soluzioni più strutturate e con il supporto di un fornitore per seguire le operazioni del caso. Ma sicuramente, anzi, a tal proposito, vorrei citarvi appunto degli esempi presenti nel catalogo che hanno queste caratteristiche. Ad esempio, scusate, ad esempio il consorzio dei comuni trentini, possiamo prendere ad esempio loro perché hanno diverse soluzioni che si rivolgono proprio ai comuni. Loro hanno fatto uno scalino in più, creando due soluzioni complete totalmente al riuso. La stanza del cittadino, per l'area riservata interna dedicata al cittadino e ComuWeb per il sito web del comune, tra cui riporto solo alcune delle funzionalità: la gestione collaborativa dei documenti, dei contenuti, quindi bozze, workflow, pubblicazioni, versioning, albo pretorio con integrazione di terze parti, sezione amministrativa trasparente integrata, multistanza, che con un'unica installazione effettivamente possiamo servire più comuni, molto utile appunto per le unioni di comuni. Questo, come vedete, fa uno step successivo rispetto alla nostra soluzione, che invece era molto semplice ed era magari più adatta per dei contenuti appunto più statici. A catalogo ci sono anche molti esempi, anche più strutturati. OpenAgenda, ad esempio, è una soluzione in grado di condividere un calendario di eventi con un determinato ente, aggiornato direttamente dai soggetti interessati, siano esse associazioni sul territorio, biblioteche, musei, teatri e quant'altro. Un sistema di validazione a cura dell'ente stesso poi confermerà o meno gli eventi che verranno pubblicati all'interno del calendario. Ha funzionalità molto interessanti, quindi quelle che un qualsiasi calendario online più o meno ha, che però in questo caso possiamo personalizzare con i nostri eventi, come ad esempio i filtri in base a degli interessi, a dei luoghi, possiamo visualizzare degli eventi come elenco, mappa, calendario, produzione di un programma con un link relativo al QR code, e non ultima anche la generazione automatica degli open data pubblici, in modo da poter essere integrate eventualmente in applicazioni terze. Open Segnalazioni è l'ultimo pacchetto appunto che troviamo sempre a disposizione dagli stessi. È una soluzione trasparente per la gestione delle segnalazioni dei cittadini. È una soluzione molto semplice con cui il cittadino può segnalare all'ente un'eventuale problematica sul territorio, ad esempio mobilità, gestione del verde, decoro urbano, eccetera. Tra le funzionalità principali troviamo le regole di assegnazione automatica di segnalazioni agli uffici, quindi uno smistamento, la possibilità di geolocalizzare la segnalazione e visualizzarla su una mappa, e il monitoraggio dettagliato dei tempi di ingaggio e presa in carico ed eventualmente risoluzione. Questi sono solo alcuni esempi che si trovano nel catalogo. Vi invito infatti ad utilizzare il nostro motore di ricerca per cercare quello che più effettivamente vada a riflettere sulle vostre esigenze. L'ultimo punto della presa riuso è sicuramente poi la dichiarazione di un riuso, del riuso del software che abbiamo preso. Quindi ogni ente, infatti, secondo quanto previsto dalle linee guida sull'acquisizione e il riuso della pubblica amministrazione, una volta acquisito un software deve dichiararlo all'ente cedente. È un'operazione semplice. Nel nostro sito web Developers Italia la descriviamo abbastanza in modo molto semplice, appunto. Lì possiamo trovare tutte le istruzioni necessarie per poter procedere e lo si fa attivamente facendo effettivamente una richiesta di contributo e andando ad inserire di fatto il nome del nostro ente all'interno di una specifica voce. Però, come ripeto, sicuramente all'interno di Developers Italia potrete trovare sicuramente un aiuto, come vedete anche nella slide, molto più mirato che vi porterà su questi punti. Allora, qui chiamo il sondaggio numero 3, per favore.
Ok, eccoci. Hai usato, visto usare GitLab o un sistema di condivisione del codice sorgente? Chiaramente qui le risposte per noi, come nel precedente sondaggio, del resto sono molto utili. Servono un po' a fare da faro, da indicazione su effettivamente dove dobbiamo rivolgere i nostri sforzi, quindi se effettivamente dobbiamo agire più verso la base e quindi andando magari a documentare meglio queste fasi, oppure se magari dobbiamo effettivamente andare più ad alto livello. Vedo che è abbastanza equilibrata perché vedo più o meno stesse risposte sia per il sì che per il no, quindi ok. Sicuramente questi sono dati molto utili che dovremmo con calma analizzare e cercare di fornire appunto una risposta ben precisa. Andiamo avanti, per favore. Ok, adesso fino ad ora abbiamo visto come poter riutilizzare appunto un modello per siti web. Quindi abbiamo visto che è come detto già un template per un modello di sito statico. Abbiamo visto quali sono le alternative già presenti nel catalogo. Ma se invece vogliamo qualcosa di più personalizzato, qualcosa che noi possiamo costruire, chiaramente la scelta solitamente ricade verso un CMS. Cosa sono i CMS? In che modo sono utili? Ne abbiamo veramente bisogno? Se ci fosse un'alternativa, vediamo quali sono i punti essenziali di cui tener conto per la nostra valutazione. Un CMS impatta in modo significativo le performance, perciò dobbiamo essere assolutamente certi di averne bisogno. Il sistema porta con sé una complessità maggiore, a supporto chiaramente delle maggiori funzionalità che offre. Tuttavia, però, spesso la maggior parte di queste neanche vengono utilizzate, per cui è importante fare un'analisi con molta cura dei requisiti e valutarne poi effettivamente l'adozione. Oggi in Italia abbiamo una parola in più nel nostro dizionario, Clickday. Chiunque offra un servizio oramai conosce molto bene questo slogan. Ecco, nelle nostre valutazioni dobbiamo sicuramente pensare ad eventuali picchi di traffico e capire se il nostro sistema è in grado di supportare volumi di un certo tipo. Sicuramente dipenderà molto dal servizio offerto, ma è di certo un aspetto da considerare. Bisogna tener conto anche che non dovrà essere solo il nostro CMS a tenere appunto queste decine e decine di richieste, ma anche dalle altre componenti in gioco, servizi esterni, eventuali API esterne, login tramite terzi, infrastruttura e molto altro ancora. Quindi è un aspetto che è molto importante. Dobbiamo mantenere un back-end, ovvero un servizio su di un server, che nel migliore dei casi è in cloud, completamente gestito, ma spesso non è così. Quindi è qui che la parola sicurezza viene in gioco. Un servizio esposto su internet è sempre in pericolo, va dunque tutelato, devono essere applicate le migliori pratiche di sicurezza. Ultimamente abbiamo sentito spesso il termine data breach e noi non vorremmo di certo trovarci a dover far fronte a rapporti dettagliati al garante, magari per il GDPR, per aver subito azioni simili. Pensiamo solo a quanto ci costerebbe in termini economici e di immagine. Questo era solo un esempio, chiaramente, per rendere un po' l'idea di quanto sia importante l'aspetto della sicurezza. Ma gli attacchi possibili a un servizio pubblico ed esposto sono davvero molti e anche in costante evoluzione. La manutenzione, invece, gioca un ruolo vit di vitale importanza per scongiurare i due punti precedenti. Mantenere un sistema sempre aggiornato in ogni sua componente è un lavoro molto importante e molto time consuming. Sono inoltre necessarie anche delle competenze di un certo livello. Tutti pensiamo a questo punto come mi basta aggiornare su WordPress i plugin e sono al sicuro. Nulla di più sbagliato, anche se è molto importante, come detto già in precedenza, avere un sistema aggiornato non è di certo sufficiente a garantire la sicurezza e le performance. Sono veramente svariati i componenti in gioco, dall'applicativo al web server, al sistema su cui gira, la rete, eccetera. Quando parliamo di manutenzione, bisogna coprire tutti gli aspetti possibili che separano l'utente dal servizio. Ma ci sono delle alternative? Le alternative esistono. Sono rappresentate in questo caso dagli address CMS.
I notevoli vantaggi offerti dalla compilazione per gli address CMS consentono di avere meno preoccupazioni infrastrutturali, di manutenzioni e sicurezza. Inoltre offrono una notevole efficienza dal punto di vista delle performance, a beneficio anche di essere trovati attivamente tramite i motori di ricerca. Per Address CMS, che cosa si intende? Banalmente si intende un sistema per la gestione dei contenuti, che non possiede l'area con cui l'editore gestisce i contenuti stessi. E quindi come funziona? Generalmente usa dei semplici file di Markdown, che è un linguaggio di markup che consente la formattazione del testo. Come sorgente dei contenuti sarà dunque sufficiente editarli, modificare questi file. Perché esso poi ricrea automaticamente le pagine già modificate. E farlo possiamo farlo proprio come abbiamo già visto in precedenza, quindi andare su GitHub, cliccare sulla matitina, modificare il file e inviare i cambiamenti. Un address CMS come fa a fare questo processo? Lui integra un processo chiamato di build, costruzione dell'intero sito. Quindi ogni volta che una modifica viene rilevata, mediante l'uso di apposite pipeline, vediamo poi cosa sono, lui legge di nuovo i contenuti, li staticizza, li pubblica su una cartella che verrà poi letta al web server direttamente. Quindi di fatto i nostri contenuti verranno tradotti in semplici pagine HTML, JavaScript, CSS da interpretare, leggere e diminuendo drasticamente la complessità computazionale che un CMS standard richiede. Per concludere, valutiamo bene ciò di cui abbiamo bisogno, analizziamo a fondo i nostri requisiti, solo se necessario veramente, ad esempio per contenuti che in qualche modo devono essere protetti dietro aree private, dinamiche, valutiamo in questo caso l'adozione di un CMS. Veniamo all'ultimo punto dell'agenda. Nel talk precedente abbiamo visto i vantaggi offerti dall'open source. Queste sono delle semplici regole invece per poter creare un progetto che le rispetti. Quali sono le migliori pratiche per avere un software di qualità e ben scritto? È importante pensare in open source sin da subito, da quando si crea un nuovo progetto. Dobbiamo avere ben chiaro in mente quali sono i punti essenziali perché il nostro progetto rispetti tutti i criteri di qualità e community. Creare subito un repositorio pubblico ci aiuta sicuramente, come detto nel punto precedente, già a pensare in open source. L'utilizzo degli strumenti adatti come vedremo in seguito, ci semplifica la vita di tutti i giorni nello sviluppo. Nell'ecosistema open source troviamo una vastissima scelta di strumenti utili per lo sviluppo. Tra le tipologie più importanti a fine di scrivere software di qualità, troviamo sicuramente dei tool di analisi di codice statica, organizzazione e qualità del codice, strumenti per la creazione di documentazione tecnica a partire dalla base di codice stessa. E i test sicuramente rappresentano uno strumento essenziale per avere software di qualità. Un SAST, un tool quindi di analisi statica del codice, consente di prevenire eventuali debolezze e vulnerabilità che il nostro codice potrebbe contenere. Utilizza dei sistemi abbastanza complessi per capire se determinate parti di codice possono rappresentare una vulnerabilità o una minaccia. Non sostituiscono di certo un team dedicato che fa questo per mestiere, ma certamente aiutano a scovare delle piccole falle che magari sono difficili da individuare. Uno dei vantaggi è che possiamo impostare dei controlli con cadenze regolari, quindi avere un controllo costante sul nostro codice, ed è sicuramente un aiuto importante. Molto utili anche gli strumenti di linting del codice. Sono degli strumenti in grado di riconoscere facilmente errori di sintassi, di stile, addirittura dei costrutti sospetti. Possono essere integrati direttamente nel nostro editor o IDE di sviluppo, restituendoci dei veri e propri consigli in tempo reale su quello che stiamo scrivendo. Ci suggeriscono proprio attivamente, effettivamente, quel determinato costrutto come deve essere scritto, con la sintassi corretta. O se ad esempio alcune variabili non sono più utilizzate, o altro ancora. Possono essere personalizzati anche in base all'esigenza, con delle regole più o meno rigide. I test invece sono uno strumento vitale, come abbiamo detto in precedenza, per ogni software. Grazie ai test riusciamo a individuare bug prima che ci vengano segnalati direttamente in produzione. Pensate solamente ad un bug in produzione quanto ci costa in termini di effort ed anche economici. Pensate a tutto il leader che c'è dietro. Ci viene segnalato,
va preso in carico, un team dovrà fare analisi e capire dov'è il problema, per poi alla fine correggerlo, fare di nuovo un rilascio, magari interrompendo anche il servizio, e comunicare la risoluzione. Tutto questo può essere tranquillamente evitato con dei buoni test che in tempo reale ci segnalano di aver rotto qualcosa. Non solo, il bug può essere di sicurezza, e nel tempo in cui è stato in produzione potrebbe aver dato accesso ad informazioni sensibili al mondo intero. I test non solo sono utili, sono essenziali, e se anche dovessero allungare i tempi di sviluppo generale di un software, è solo tempo che viene poi recuperato successivamente, senza esborsi economici ingenti e o danni di immagini o anche peggio. Questi due strumenti insieme sicuramente ci aiutano a mantenere un'ottima robustezza del software. Cerco di andare più veloce perché vedo che sono un po' in ritardo, scusatemi. L'ultimo punto che volevo trattare sono le pipeline. Bene, chiaramente tutti questi strumenti che abbiamo visto sinora, non voglio essere io a dover rilanciare ogni volta in modo manuale, ne perderemo totalmente i vantaggi. È molto importante invece che il tutto avvenga in modo automatico e ad ogni contributo software. Per questo, appunto, ci sono le pipelines. Le pipelines sono uno strumento creato apposta per soddisfare questa necessità. Far girare un determinato programma in un determinato momento ed eventualmente fornirmi un feedback puntuale su quanto sta succedendo. A grandi linee si dividono in due parti, in CI e CD, Continuous Integration e Continuous Delivery. Per la Continuous Integration, chiaramente è il punto in cui dove fisicamente andremo a integrare tutti i nostri test che abbiamo visto fino adesso, quindi linting, SAST e test veri e propri. E CD invece sono tutte quelle pipeline che sono invece più devote verso il delivery del nostro codice, quindi prendere il nostro codice di fatto e portarcelo in produzione in ambienti, o in altri ambienti, che siano essi di staging, di test, di sviluppo, eccetera. Tutto in maniera automatica, senza dover effettivamente farci noi carico manualmente di effettuare queste operazioni. Questo è solamente un esempio di come si presenta una pipeline. Questa è una delle più diffuse, è una GitHub Action, appunto messa a disposizione da GitHub. La vediamo che con questo tipo di formato, che è un formato YAML, è molto leggibile, quindi in realtà lo scopo principale è questo. Generalmente sono divise in tre parti: quando deve essere eseguita, nella parte alta, quali sono i passi che deve eseguire raggruppati in job, quindi un'unica entità che effettivamente raggruppa tutti i vari step da seguire. E poi c'è una parte in fondo che adesso qui nell'immagine non si vede, che possiamo raggruppare i vari job e farli eseguire in base a delle condizioni che possiamo noi predefinire. Concludendo, prima di rilasciare il codice in modalità open source è fondamentale prestare molta attenzione ad ogni singolo contenuto che sarà caricato sul nostro repositorio e che di conseguenza sarà pubblicamente fruibile. È quindi importante effettuare dei controlli preventivi su tutta la nostra base di codice, anche a file nascosti che a volte possono anche sfuggire, anche per un'analisi superficiale. E in certi casi possono essere anche pubblicati, per cui è importante fare attenzione su questo. Esistono anche qui degli strumenti che ci consentono appunto di evitare questi pericoli, degli strumenti che vadano a vedere nella storia del nostro sviluppo se c'è stato qualche appunto contributo di chiavi d'accesso, password o qualche contenuto sensibile che non volevamo venisse trasmesso. Ci sono degli strumenti che ci aiutano appunto a sistemare queste situazioni o addirittura altri che ci prevengono dal committare, quindi dall'inserire direttamente sul nostro repositorio. Il dipartimento, grazie alla collaborazione della community, ha messo a punto una guida allo sviluppo, dove sono elencate le best practice, consigli, riferimenti e dettagli tecnici. Tutto quello che abbiamo visto sinora. Come quelli che, e quindi che ci tengo a dire una cosa soltanto, che non è una versione stabile adesso, ma è ancora una bozza avanzata, diciamo, però è già possibile estrarre i concetti principali. E magari se Michela può, pubblichiamo il link qui nella chat in modo che tutti quanti possano vederlo. Sono in ritardissimo, scusatemi, però vado verso le domande che provengono dal precedente webinar. Però ce ne sono anche qui, te le abbiamo messe nel box domande, se vuoi Ok, perfetto. vederle. Allora possiamo considerare direttamente questa sessione come quella di Q&A, Sì, magari, le leggiamo tutte quante.
Considera questa sessione, se le vuoi leggere direttamente tu, le ho messe qui nel box domande. Ok, Se perfetto. Allora, Antonio, dal punto di vista burocratico, l'amministrazione deve predisporre degli atti per poter acquisire il software di riuso. No, come detto in precedenza, le due amministrazioni non devono neanche parlarsi, è la licenza stessa a regolare appunto questo meccanismo. Possono eventualmente farlo per motivi magari strettamente tecnici, se vogliono effettivamente dei consigli su come implementare determinate cose, ma non devono di certo, quindi non c'è nessun iter burocratico da dover fare. Quello che chiediamo solamente è poi di dichiarare appunto il riuso della stessa, come abbiamo visto in precedenza. Ok, Nicola, ma questo scambio fra sviluppatori avviene veramente? Ebbene sì, abbiamo diversi casi documentati. Anzi, ti invito Nicola magari a venire qui sul nostro Slack di Developers Italia, lì effettivamente potrai intercettare diversi scambi tra sviluppatori che effettivamente condividono queste risorse. Aldo, forse è già stato chiesto, ma esiste un tema WordPress che riprende linee guida dei siti della PA? Sì, esiste e lo trovate direttamente all'interno del nostro spazio GitHub che Riccardo vi aveva linkato prima, quindi su github.com/italia o tramite chiaramente anche i nostri siti web, quindi tramite Developers Italia o Designers Italia, lì trovate tutti i riferimenti sia per i temi WordPress e dovrebbe esserci anche qualche altra cosa per altri CMS. Ok, Sara, scusate la semplicità della domanda. Ops, mi sono perso. Ma quindi, visto che farlo in prima persona richiede competenze tecniche di programmazione anche minime, che difficilmente possa avere un funzionario comunale che intenda appaltare il rinnovamento o rifacimento del sito web del proprio ente, l'indicazione è di utilizzare una piattaforma, software, app, eccetera, dal catalogo condiviso, ma appaltando ad un soggetto esterno l'acquisizione e ripubblicazione, giusto? Sì, ti direi di sì, esatto. Lo scopo di questo webinar, diciamo, era capire quanto effettivamente siano dei passaggi semplici per applicare appunto il modello, ad esempio, dei comuni, dei siti web. Sono dei passaggi molto semplici che però una pubblica amministrazione, è chiaro, può non avere le competenze, per cui si servirà di un fornitore terzo che lo farà per lui. Ma questo vuole anche essere una dimostrazione appunto della complessità che c'è dietro nell'effettuare questa operazione, anche perché l'ente possa avere una maggior cognizione di quello che sta accadendo e di quello che effettivamente il fornitore sta facendo, per non farsi magari trovare proprio impreparati su determinate tematiche. Lorenzo. Se il fornitore, dopo aver pubblicato i files del sito web, si accorge di un errore di sicurezza o una qualsiasi modifica importante, una volta modificato, ha la possibilità di replicarlo anche ai siti delle persone che hanno effettuato il fork dei suoi files? In caso negativo, come può inviare il codice alle persone che hanno effettuato la fork? Grazie mille. Sì, assolutamente sì, Lorenzo, questo è un po' proprio alla base di questo scambio nell'open source. Chiaramente quando appunto viene individuato un bug di sicurezza più o meno grave, appunto viene risolto, e in questo caso già la piattaforma stessa, che sia essa GitHub, Bitbucket, eccetera, ti segnala che nel tuo upstream, quindi dalla versione da cui tu provieni, c'è stato un cambiamento importante e ti invita appunto ad andare a verificare cosa è cambiato. Ti punterà chiaramente a un file chiamato di changelog dove ti mostrerà tutti i cambiamenti che sono stati fatti all'interno di quella versione e di lì troverai scritto appunto c'è stato questo fix importante e sarà tu, appunto poi tua cura riportarlo sul tuo software e potrai farlo tramite quei semplici step che abbiamo visto. Ok, Antonio, come utilizzo un software che trovo nel catalogo per inserirlo in un CMS? Allora, non sono sicuro di aver compreso appieno la domanda, però allora, in questo caso quello che abbiamo visto era un software proprio a sé, sono dei software a sé, quindi non può essere inserito in un CMS, sono due entità più o meno uguali. Ci sono dei temi che però possono essere inseriti nei CMS, come alla domanda che abbiamo risposto prima, esiste appunto un tema per WordPress, ne esiste anche qualcun altro, penso, se non ricordo male, per Drupal, sviluppato da una community di ragazzi di un'università che non ricordo il nome. E
E quindi questo sì, lo trovate nel nostro catalogo e da lì potete scaricarlo e integrarlo nel vostro CMS. Ok, Gaetano, sarebbe utile fare una vera e propria demo di riutilizzo del software, per esempio del sito web di un comune, partendo da zero e mostrando riutilizzo della distribuzione e pubblicazione. Sarebbe possibile? Beh, Gaetano, questa è un'ottima idea. Al tempo, ad esempio, nel 2017 il team aveva organizzato un hackathon dove si partecipava attivamente proprio a queste attività, appunto. Sarebbe bello riorganizzarla adesso, pandemia permettendo, un qualcosa del genere, ma anche pensabile magari anche da remoto. Quindi, sì, sicuramente cogliamo la dritta e cercheremo magari di effettuare qualcosa del genere. È un'ottima idea. Ok, allora, altra domanda. Alessandro, consigli di appoggiarsi a siti che si salvano le pagine statiche anche per parti che cambiano molte volte al giorno, come amministrazione trasparente, o avresti qualche riserva? Beh, allora, chiaramente come abbiamo visto l'operazione è facile, però è leggermente esosa e soprattutto magari non è proprio alla mano di tutti, va? Quindi per attività con un editing molto pressante è comunque fattibile chiaramente e i risparmi e i benefici sarebbero notevoli. Quindi se effettivamente riusciste voi poi a formare chi effettivamente fa queste operazioni, sarebbe sicuramente una cosa molto utile. Chiaro che non è una cosa molto semplice perché appunto per pagine molto dinamiche che cambiano frequentemente contenuti, qualche problema possiamo averlo. Quindi in quel caso magari si potrebbe pensare di valutare un CMS, però sempre con le considerazioni che abbiamo fatto prima. Consigliate un CMS Address in particolare? Nella slide c'era l'esempio di Jekyll per la generazione delle pagine statiche, ma per la generazione dei dati? C'è un CMS headless che secondo voi è più funzionale di altri? Guarda Roberta, allora noi abbiamo messo in quelle slide Jekyll, Gatsby e Remix, mi sembra. Il primo e l'ultimo, quindi Gatsby e Jekyll, siamo noi i diretti utilizzatori. Quindi andando già nelle nostre pagine, guardando il nostro repository magari di PA Digitale 2026 Govitta, ad esempio, oppure quello di Developers Italia stesso. Il primo è un Gatsby, invece l'ultimo è un Jekyll. Quindi potrete vedere direttamente quello effettivamente qual è la base di codice e quello che noi riusciamo a generare. Avete diciamo tutte e due le facce della medaglia in questo caso, potete rendervi conto direttamente. Quindi ve li consiglio caldamente. Gatsby è molto più moderno, è basato su React come framework, quindi consente uno sviluppo con degli strumenti un po' più moderni. Jekyll, d'altro canto, ha delle funzioni un po' più base, chiaramente, perché è un po' più limitato nelle funzionalità, ma comunque offre un'ottima stabilità ed integrazioni. Qualche esempio di test da integrare durante la fase di sviluppo di software di test, Luigi? Allora, sicuramente i test sono tutti importanti. Si parte dagli unitari solitamente per andare poi verso quelli di integrazione ed end-to-end. Per unitari si intende quindi testare proprio singolarmente ogni singola funzione del nostro codice e vedere che effettivamente il risultato è quello che ci si aspetta. Di integrazione invece è di fatto la combinazione di più test, di più funzioni quantomeno, e mandare un determinato input e aspettarsi un determinato output. Quindi chiaramente sono entrambi molto importanti perché di per sé se l'unitario controlla il funzionamento di ogni singola funzione, quello di integrazione invece ne controlla il flusso all'interno delle varie funzioni. Per poi chiaramente finire negli end-to-end, che sono quelli che effettivamente testano dall'utente al servizio completo. Quindi a seconda poi dello stack tecnologico adottato ci sono diverse soluzioni che ti permettono di facilitarti il compito. Quindi ti risponderei che è importante per tutti. Nadia, per Drupal esiste qualcosa? Sì, come dicevo c'è appunto una community molto attiva di ragazzi che hanno sviluppato un tema di Drupal basato su Bootstrap Italia. E però non ho riferimenti adesso sotto mano, però vi invito a passare sul nostro Slack dove sicuramente trovate di tutto, potete chiedere direttamente.
Giuseppe, sul catalogo esiste il kit in React. Se si vuole usare il kit in Angular, che non è stato ultimato, rimasto alla versione 6, sarebbe una buona pratica crearlo ex novo, pubblicarlo a riuso? Beh, Giuseppe, noi accettiamo chiaramente ogni tipo di contributo e lo supportiamo attivamente, quindi magari ne parliamo meglio, quindi anche a te ti invito a venire ai nostri canali per parlarne attivamente. E grazie della domanda, chiaramente. Allora, Antonio, mi fa paura il fatto che il tutto potrebbe essere utilizzato per bypassare la libera concorrenza, in quanto se si acquisisce un software a riuso complesso, solo la software house che l'ha creato può personalizzarlo per l'amministrazione che lo acquisisce, e tutto nel pieno rispetto della norma. Bene, Antonio, capisco la tua paura, però ti direi di no, perché se il software effettivamente è open source, quindi abbiamo i sorgenti alla mano, alla fine, se ben documentato, chiaramente, quindi come chiaramente tutti ci aspettiamo, quindi se magari quel piccolo indice che avevamo visto prima era magari un pochino alto, possiamo tranquillamente aspettarci che qualsiasi software house sia in grado di leggere il codice anche scritto da terzi ed eventualmente personalizzarlo come abbiamo bisogno noi. Giuseppe, non si è parlato delle tecnologie relative alle API. Se si vuole disaccoppiare front-end e back-end, .NET Core, API, lo ritieni un buon strumento? Sì, non era lo scopo di questo talk, chiaramente, però è sicuramente un tema molto, molto importante, per lo sviluppo, anzi, direi anche fondamentale, anche per applicare dei pattern che abbiamo visto. Ti direi che sì, è sicuramente un ottimo strumento, e se fai anche un salto sempre sul nostro catalogo dovresti trovare anche qualche esempio su cui magari puoi confrontarti. Luca, quindi un fornitore di servizi all'APA deve necessariamente usare questa tecnologia e quindi non CMS come WordPress e Joomla? Allora, no, non deve necessariamente. I nostri sono dei consigli molto pratici supportati da appunto quanto abbiamo detto in precedenza, quindi i motivi delle performance, della sicurezza, della manutenzione sono motivi imprescindibili, per cui è importante tenere conto prima di questi motivi, prima di fare appunto altro. Cioè, nel nostro talk abbiamo detto che comunque eventuali CMS possono essere considerati, ma solo se strettamente necessario. È molto importante questo, perché chiaramente ha dei benefici avere un CMS, ma ha molto altro, ha dei drawback molto importanti che dobbiamo considerare. Ok. Ah, arriva un'altra domanda. Allora, John, non capisco perché usare un CMS headless, ovvero ne capisco il senso dal punto di vista della sicurezza, ma qui in comune le modifiche e gli aggiornamenti sono quasi giornalieri. Come posso pensare di usare un CMS headless? John, hai ragione, avevamo risposto più o meno a una domanda simile poco fa, sì, però volevo aggiungere anche un altro piccolo dettaglio. È vero, è complicato chiaramente per delle modifiche frequenti, costanti, sui contenuti, non dico che è impensabile, però diventa complicato la gestione del CMS headless, che chiaramente abbiamo detto offre dei vantaggi immensi, però chiaramente diventa difficile. Però possiamo valutare l'utilizzo di un CMS in questo caso? Sì, però ti aggiungo anche un altro dettaglio. Ti faccio l'esempio di Gatsby, che è un CMS headless, che ha un'integrazione diretta con un altro framework che si chiama Strapi. Adesso non l'abbiamo trattato qui nel nostro webinar, però magari se vuoi approfondire anche a te, ti invito sui nostri canali. Ha un'integrazione diretta con Strapi, che di fatto è una parte CMS backend integrata direttamente con Gatsby, quindi ti mette a disposizione questa console da cui poter editare i tuoi contenuti ed effettivamente lanciarli verso il Gatsby di produzione che hai. In quel caso, una volta che viene appunto lanciata una modifica, il Gatsby la recepisce, riparte il sistema di costruzione e ti pubblica appunto la pagina aggiornata con i contenuti provenienti da quella console invece. Però ti ripeto, ti invito magari per fare una chiacchierata sui nostri canali. Alessandro, rispondiamo all'ultima.
Pensate il caso pratico di un comune di più di 10.000 abitanti che ha il sito in hosting con i dati reali su GitHub versione free. Avete un caso pratico? Allora, abbiamo visto negli esempi che ci sono, c'è l'Unione dei Comuni Trentini, e poi ci sono Open Agenda, Common Web, quelli sono, se andate a vedere sul nostro catalogo, sono utilizzati da molti comuni. Ora non so se precisamente maggiore di 10.000 abitanti, ma se non ricordo male c'era una di quelle soluzioni che è utilizzata da più di 300 comuni, per cui alla fine direi di sì. Ora non so dirtelo. Quindi magari potrei anche, però se vogliamo discuterne, è sempre aperto. Allora, io chiuderei qui questa sessione, rimanderei tutti alle community di cui avete dato gli indirizzi e diciamo ai siti di designers e developers e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare intanto i nostri due esperti di oggi che sono stati bravissimi anche a rispondere a tutte le domande che avete posto in chat senza lasciarne appunto di inevase. Quindi ringrazio moltissimo Riccardo Iaconelli e Alessandro Sebastiani e colgo l'occasione per ringraziare anche gli altri docenti di questo ciclo di webinar, Claudio Celeghin, Maria Cristina Caratozzolo, Daniela Iozzo, Marco Maria Pedrazzo, Daniele Tabellini, Matteo Vabbanesi e Fabrizio Caccavello. Naturalmente, come vi abbiamo scritto in chat, tutti i precedenti webinar sono registrati e quindi potete recuperarli dalla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti. Ringrazio e vi saluto per conto di Agid, che oggi non ha potuto essere presente nella persona di Rosa Maria Barrese, che ha seguito anche lei l'impostazione di questo ciclo di webinar, e di Stelio Pagnotta, che avete imparato a conoscere anche nei webinar precedenti. Vi ringrazio ancora tantissimo e vi do appuntamento probabilmente a una prossima edizione. Per sapere quando, rimanete sempre aggiornati consultando la nostra homepage di Formez. Grazie ancora a tutti e buona serata.